ma il fattore era così cattivo da tenerli in un porcile brutto e cadente. Qui non va bene per noi, disse uno di loro. Costruiamoci una casa ciascuno. Per fortuna vivevano in uno stato democratico, quindi lasciarono il porcile e subito il primo di loro fermò un tale con una fascina di paglia. Può vendermi quella paglia? Vorrei usarla per costruirmi una casa, chiese educatamente il porcellino. L'uomo acconsentì e in un batter d'occhio il porcellino si costruì una casetta di paglia. Nel frattempo, il secondo porcellino fermò un tale che portava dei pali. Può vendermi un po' di quei pali, signore? Chiese il porcellino. Ma certo, rispose l'uomo. E in un batter d'occhio il porcellino si costruì una casetta di legno. Il terzo porcellino voleva fare le cose decisamente più in grande dei fratelli. E questo ancor più quando vide un camion di passaggio che portava un carico di mattoni. Combinò l'affare col camionista. E prima che le autorità avessero il tempo di dire permesso edilizio accordato, era l'orgoglioso proprietario di una bella e solida casetta di mattoni. Passava per caso di lì quel furbacchione del lupo, che notando la prima casa di paglia, bussò subito alla sua porta. Ehi là, caro porcellino, posso entrare un attimo? Oh, per la coda arricciata di mia madre e di mia zia, tu non entri in casa mia! In tal caso ora soffierò. E soffierò e la tua casetta volar via farò. Così il lupo soffiò, soffiò e fece volar via la casa e divorò il povero porcellino. Proseguendo per la sua strada, il lupo vide la casa fatta di legno. E là, caro porcellino, amico mio, mi faresti entrare? Ah, per la coda arricciata di mia madre e di mia zia, tu non entri in casa mia! Allora, adesso soffierò, e soffierò, e la tua casetta volar via farò! E soffiò, e la casa di legno volò via lontano. Dopodiché il vorace lupo divorò anche il secondo porcellino con funghetti e pomodori. Quando poi vide la casa del terzo porcellino, riuscì a stento a contenere la sua esultanza. Ho fatto colazione, pranzo e ora anche la cena è servita. Ehi là, porcellino, fammi entrare un attimo, amico mio. Oh, per la coda arricciata di mia madre e di mia zia, tu non entri in casa mia. In tal caso non mi lasci alternative. Adesso soffierò e soffierò, e la tua bella casetta volar via farò. E il lupo soffiò. E risoffiò, e soffiò, e risoffiò, ma la casetta di mattoni del porcellino non volava via né crollava. E bisogna studiare un buon piano, disse il lupo e continuò. Ehi, porcellino, io so dove si trova un bel campo di rape. Fatti trovare pronto domani mattina alle 6 in punto e ti ci accompagnerò. Va bene, d'accordo. Ci vediamo domattina alle 6. Ma l'indomani mattina alle 5, il porcellino era già in cammino verso quel campo che conosceva anche lui. Prese tutte le rape che entravano nel sacco che si era portato ed era già a casa quando il lupo, come d'accordo, lo chiamò. Ehi là, porcellino, eccomi qua. Allora sei pronto? Altro che pronto, disse il maiale. Sono già stato là e sono già tornato e sto per mangiare pasticcio di rape per colazione. Sai, deve essere proprio saporito. Ah? Oh, no. Oh, qui bisogna studiare un piano veramente buono, disse il lupo, tentando di contenere la rabbia. Ehi, porcellino, conosco un posto dove si possono prendere tante mele. Se vuoi, posso mostrarti dov'è. Il porcellino si disse bene, d'accordo, e il lupo gli rivelò che le mele si trovavano in un certo frutteto. Allora io verrò qui domattina alle 5 in punto e faremo un bel raccolto. Ebbene, come avrete indovinato, il porcellino si svegliò alle 4 e si mise in cammino. E stava godendosi le succose mele a tal punto che non si accorse del passare del tempo. Un po' dopo le 5 in punto, apparve all'improvviso nel frutteto il lupo. Ah, vedo che mi hai di nuovo imbrogliato, No, io... disse il porcellino piuttosto impaurito. Stavo solo raccogliendo le mele migliori per te. Tieni, assaggia questo.
Il porcellino saltò giù dall'albero e si precipitò a casa. In un primo tempo il lupo era tentato di inseguirlo, ma ci ripensò subito. Era convinto di avere maggiori opportunità di catturarlo durante la fiera annuale del villaggio in programma più tardi. Quindi ancora una volta si ritrovò alla porta della casetta del porcellino. Ehi là, porcellino amico mio, vuoi venire con me alla fiera del villaggio? Il porcellino acconsentì e il lupo disse che sarebbe venuto a prenderlo alle 2 in punto. Il porcellino stava già divertendosi alla fiera quando il lupo andò a prenderlo. Per fortuna, il porcellino aveva appena comprato un barile vuoto per metterci dentro le mele, quando vide venirgli incontro, su per la collina, il lupo. Veloce come il lampo, il porcellino saltò nel barile e si rotolò giù a valle, centrando il lupo e spedendolo in un fosso fangoso. Era decisamente troppo. Il lupo uscì dal fosso e si gettò all'inseguimento, mentre il barile guadagnava velocità giù per la collina. Proprio quando sembrava che il lupo avrebbe raggiunto il porcellino, il barile si sfasciò contro il cancello, catapultando il porcellino al sicuro dentro casa. O almeno così credeva lui, perché il lupo inferocito stava già arrampicandosi in cima al tetto e stava per scendere dalla cappa del camino. Nel frattempo, in un enorme paiolo messo sul fuoco, il porcellino stava lentamente cuocendo una zuppa di mele e rape. Il lupo si strizzò con difficoltà nella stretta apertura del comignolo e cominciò a calarsi giù. Ben presto sentì un forte calore al fondo schiena. La coda cominciò a prendere fuoco. D'un tratto il porcellino tolse il coperchio all'enorme paiolo fumante. Il lupo perse la presa e con un tonfo finì nella zuppa bollente. Urlò mentre, sparato per la cappa del camino, volava come un razzo interplanetario lontano oltre le colline. Il porcellino non fu mai più infastidito dal lupo e la morale della favola è che, se volete costruire una casa, costruitela ben solida.